Salve amiche ed amici, ogni promessa è un debito e io vi ho promesso di farvi guardare come si facevano i ringtones in un cellulare del 2003 che non aveva targhetta di memoria e non aveva memoria interna. Magari ti potevi comprare dei ringtones, però erano cari e non conveniva. Allora c'avevi l'opzione semplicemente di fare, come avrete visto nel precedente tutorial, un ringtone che io ho chiamato cacofonia. Ma adesso vi spiego passo per passo come si facevano i ringtone con questo cellulare del 2003. Andiamo? Andiamo. Immo, innanzitutto Immo al menu. Dobbiamo arrivare. Un'altra volta vi farò vedere i giochini, sempre che questi video ci abbiano abbastanza ascolti. Vedete Media Center, i ringtones. Ci sono anche games, i giochi. Ci sono tante altre funzioni, web access, diciamo c'è la possibilità di avere un set di ufficio, di cose di ufficio, office tool, data book, calculator e basta. Settings, more settings, voice dial, comandi di voce che abbastanza bene funzionavano per rievocare i contatti, recent calls, chiamate recenti, chat, media center, ring styles, che è quello che ci interessa. Premiamo bottone centrale di navigazione. Anzi no, select, perdon. Da molto che non lo uso. Andiamo verso il basso e selezioniamo My Tones, i miei toni. Qua possiamo New Tones, esatto, perché possiamo, qua ce ne sono due, anzi tre, che io avevo corretto. Per quello stanno qua New Tones, però invece di correggere, perché se andiamo in PIF possiamo con il comando centrale editarlo, e vediamo che se lo editiamo, vabbè, il nome non ce ne frega. Ok, vabbè, no, questo si direbbe che non si può cambiare. Cambiamo, facciamo un New Tones. Allora, le note. Qua puoi mettere, gli dai un nuovo nome, ma soprattutto cambiamo le note. Le note, come potrete vedere, si mettevano inserendo valori. Diamo aiuto che ci dice. To enter a note, use the up-down scroll. A note can also be entered using the key associated with the note letter. Change octave using the zero key to insert a asterisk followed by the octave number. Insert T a flat and or a sharp numeral using zero key before the note. Change duration by inserting 0.5 after the note. Modify duration 1 plus half or by 1 plus 3/4 or by 2
Tree using 1K after the note insert arrest rr using r7K scroll left right using the and vabbè, io non ci ho capito niente. Ma io che facevo? Schiacciavo così, per esempio, a caso. 1A, anzi no, facciamo. A 1 8 5, io mettevo le lettere a caso. A 5 Q, io veramente non. Tu ci puoi fare tutta la melodia. Qua sembra che è finito. No, no, sono finite le. Allora, perché non puoi fare con qualsiasi lettera. A, B, C è giusto. D, perché loro non hanno Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. C'hanno le lettere dell'alfabeto. Allora, G, A, 5, A, B, 8, C, 6, G, 1, 1B, 5, A, E. Sto facendo un po' le cose tanto per fare perdere tempo. E, 5, A, F, 8, D, 5 e G, A1, mi dite voi quando basta? E 5, 6, D, A, io mi sto stancando, non so che cosa sto facendo. R, A, ok, gli mettiamo ok a questa cosa qua. Dovrei avere orecchio musicale, sapere appunto che ogni lettera è una nota della nostra scala, sapendo a quale nota corrisponde e poi come mettere le pause e i toni, che prima l'ho letto ma non ci ho capito molto. Il nome lo cambiamo, gli diamo il nome che leggerete qua. Ecco qua. Come potete vedere, gli ho dato il nome che si merita. Ok. Fatto. Stored, cazzata. Adesso la vogliamo sentire? Gli mettiamo play.
Questo è il ringtone che ho finito di editare, così mettendo lettere e numeri a caso, che le lettere rappresentano le note nell'alfabeto, cioè nel sistema di note anglosassone. Loro non dicono do re mi fa sol la si, ma dicono A B C D E F G. Quindi vedete che va avanzando la musica. L'ho fatto il ringtone sotto i vostri occhi. Credo che come esempio sia sufficiente. Non voglio che il video venga troppo largo, però con questo cellulare si riuscivano a fare i ringtone. Adesso lo spegniamo. Adesso vado subito ad editarlo. Spero che questo video tutorial su come si facevano i ringtones con il Motorola C350 vi lasci soddisfatti. Caro Antonio Trotta, spero che il video ti piaccia. Saluto a tutte e tutti quelli che mi seguono e proponetemi dei temi. Forse farò un altro tutorial sui cellulari. Ma non ve lo posso promettere perché è un cellulare molto vecchio che ho difficoltà a caricarlo. Ma se lo riesco a caricare, perché ha dei problemi nel micro porto USB, che per quello che ho comprato poi il Samsung Galaxy Yung 5360, che a sua volta tempo fa mi si è rotto, perché non riuscivo più a caricarlo. Però se riuscirò a caricare quel cellulare, vi farò vedere, vi farò meglio sentire i ringtones anche in quel cellulare. Allora, sperando che questo video vi piaccia, come sempre vi chiedo, commentatelo, dategli like e condividete nel link. Vi lascio, proponetemi dei temi e dalla prossima, dal vostro Saint Enchan. Ciao!